Terzo convegno di Education 2.0, nuovo incontro con la professoressa Bianca Camiciottoli. Sì. Salve professoressa, nella nostra chiacchierata introduttiva parlavamo del progetto che porta avanti, ce lo può spiegare nel dettaglio? Mi ha anticipato che riguarda il potenziamento della competenza nelle lingue straniere. Sì, allora il nostro è un istituto comprensivo, quindi ci sono vari ordini di scuola, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria. Da 3 anni a questa parte abbiamo deciso di offrire un potenziamento della nostra offerta formativa che riguarda soprattutto le lingue straniere da una parte e dall'altra cerca di sviluppare anche la competenza digitale nei nostri ragazzi. È un progetto molto articolato che prevede il potenziamento delle lingue straniere attraverso insegnamenti madrelingua sia all'infanzia sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria, persegue l'obiettivo di far raggiungere la certificazione europea nelle lingue straniere sia di inglese, di francese e speriamo il prossimo anno anche di spagnolo, sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria, e prevede la possibilità per tutti i nostri alunni di seguire lezioni con madrelingua inglese, francese e spagnola. Un punto importante a cui noi teniamo molto è il fatto che in qualche modo abituiamo già i nostri ragazzi che andranno alle superiori ad affrontare le varie materie in lingua straniera. Questo anche nella scuola primaria, abbiamo provato a lavorare, ci sono state delle esperienze molto interessanti, e nella scuola secondaria sicuramente quasi tutte le classi riescono a fare un percorso naturalmente limitato, non come la scuola secondaria che riguarda una materia tutto l'anno, ma alcune discipline vengono proposte in lingua inglese e attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, quindi l'uso della LIM, ma non soltanto, che favorisce chiaramente, perché spiegare musica, spiegare scienze o non so, la circolazione sanguigna, cose di questo tipo in lingua straniera chiaramente non è facile per i ragazzi, quindi attraverso gli ausili di tipo multimediale riusciamo a veicolare molto di più attraverso la lingua inglese e attraverso le immagini i contenuti della disciplina. Quello che è importante è che non solo i docenti hanno fatto corsi di formazione di metodologia e di lingua per attivare questi percorsi, ma anche i ragazzi poi a loro volta riproducono attraverso PowerPoint o anche altri tipi di software, ripropongono diciamo, il loro prodotto di quello che hanno appreso in lingua straniera e con l'utilizzo di nuovi strumenti. A questo punto mi sembra molto interessante anche alla luce degli articoli che abbiamo pubblicato sulla nostra rivista scientifica, in cui abbiamo molto insistito sulla creazione del sapere come prodotto a più mani e quindi di natura versatile, metamorfica. Caliamolo nel concreto. Nella sua esperienza, attraverso l'attività di rimediazione, quindi il passaggio di questa competenza linguistica o metalinguistica attraverso media differenti, qual è stata l'esperienza che ha avuto risultati migliori o il contenuto che è stato veicolato meglio, secondo lei? Allora, noi quando proponiamo per esempio questo tipo di attività nelle varie discipline, cerchiamo anche di utilizzare una metodologia che è quella dell'inquiry based learning, cioè cerchiamo di far sì che i ragazzi in qualche modo facciano un tipo di ricerca, quindi non si tratta soltanto di rimodulare quello che gli viene proposto, ma attraverso una web quest, attraverso una ricerca sul web, riescono poi in qualche modo a portare nuovi elementi rispetto a quello che gli è stato loro proposto. Quindi sfruttare le nuove tecnologie, sfruttare quelle che sono le competenze digitali dei ragazzi, sfruttare soprattutto questa loro voglia, questa loro capacità autorale anche, no? Nel produrre oggetti che poi magari condividono, va incontro a quelle loro esigenze di condivisione alle quali sono abituati con i social network, e quindi rispetta un po' anche questo aspetto che ora ultimamente viene fuori, insomma, questo aspetto tribale, no? Della gestione della rete e anche nell'uso delle nuove tecnologie. Quindi i prodotti che i ragazzi poi riescono ad elaborare vengono messi poi sul sito della nostra scuola a dimostrazione del lavoro che facciamo. Quindi ci saranno sul nostro sito, che ora è in corso di cambiamento, diciamo così, ci sono di solito sia i prodotti che elaboriamo noi come lezioni CLIL in lingua inglese e con
vari tipi di presentazione, sia i loro prodotti, quelli dai, prodotti dai ragazzi stessi. Quindi, in sintesi, una delle chiavi che sembra emergere per coinvolgere i ragazzi è non solo farli diventare plasmatori di conoscenza, ma anche autori. Quindi la svolta autorale e tribale potrebbe essere la soluzione per il coinvolgimento. Diciamo che noi è una strada che stiamo percorrendo, l'aspetto tecnologico è un aspetto che noi vogliamo sottolineare, però chiaramente, ripeto, la nostra scuola ha in particolare questo tipo di progetto che segue le indicazioni di Lisbona, quindi la competenza nelle lingue straniere, la competenza digitale e l'imparare a imparare. Chiaramente dobbiamo tenere assolutamente conto di quelle che sono le esigenze dei nuovi nativi digitali e riuscire a soddisfare i loro bisogni di formazione non può altro che essere il nostro obiettivo. Ringraziamo la professoressa per la disponibilità e per la condivisione, è il caso di dire, ancora un saluto dal terzo convegno di Education 2.0.